I carabinieri di Isernia pongono attenzione sul problema delle truffe agli anziani e hanno messo in campo un ciclo di conferenze rivolte proprio alle persone della terza età, finalizzato ad orientarle su come difendersi dal fenomeno nazionale delle truffe. Frequenti, purtroppo, sono le segnalazioni di episodi che hanno visto coinvolte le fasce più deboli della società ed in particolare proprio gli anziani, quali vittime delle più svariate tecniche di raggiro. Negli ultimi tempi si è consolidata la ormai cosiddetta truffa del pacco. La vittima riceve una telefonata in cui si annuncia che di lì a poco arriverà un fatturino per consegnare un pacco ordinato da un parente, solitamente il figlio o il nipote. Poco dopo, un uomo o una donna si presentano alla porta di casa e consegnano il pacco, facendosi pagare il prezzo della merce falsamente ordinata. L'invito dei carabinieri è sempre quello di prestare attenzione a non chiamare utenze telefoniche fornite dagli interessati, perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice, di tenere a disposizione accanto al telefono un'agenda con il numero dei servizi di pubblica utilità, tra cui il 112 carabinieri, così da averli a portata di mano in caso di necessità. Di non dare soldi a sconosciuti che si fingono legali per contenziosi dei loro congiunti che sono stati coinvolti in sinistri stradali o altro, di mostrare cautela nell'acquisto di merce venduta porta a porta, di non aprire la porta a sconosciuti. Nel malaugurato caso di consumazione della truffa, bisogna avvisare subito le forze dell'ordine, evitando di perdere tempo al fine di poter rintracciare ed assicurare alla giustizia gli autori del reato nell'immediatezza dell'evento criminoso. Questi sono solo alcuni dei consigli che i carabinieri rivolgono a tutta la cittadinanza e soprattutto alle fasce più deboli, affinché si possa scongiurare la consumazione di questi odiosi reati. L'impegno dell'arma è sempre quello di essere al fianco della cittadinanza e, proseguendo nell'opera di sensibilizzazione, a Isernia sono stati organizzati diversi appuntamenti con le persone anziane, ma anche con i più giovani, per affrontare l'argomento.